Lettere a Francesca è questa la nuova parte di Polifemo, un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale di Leporano che rientra nell'ambito di serate d'autore. Attraverso la presenza della senatrice Francesca Scopelliti e quindi alla raccolta di queste lettere che il compianto Enzo Tortora le inviò durante il suo dramma giudiziario, cercheremo appunto di analizzare la sofferenza dell'uomo Enzo Tortora, ma anche le questioni relative alla mala giustizia. Sindaco, come dico io, ringraziarlo per aver invitato Enzo, perché per me la cosa è importante. Enzo Tortora a venire a Leporano a parlare con voi stasera e domani mattina con gli alunni. Non io, e a parlare non per essere celebrato. Enzo era un uomo davvero molto semplice, proprio di sentimenti semplicissimi, qui non amava le celebrazioni, tutte le pompe, i merletti e i luccichini, era un uomo semplice, quindi non per essere celebrato, ma per offrirgli la possibilità di continuare la sua battaglia, perché questo libro non è altro che uno strumento di lotta politica. E quindi grazie al sindaco che mi dà la possibilità di portare qui le parole di Enzo, grazie all'assessore Joly Lotti che ho conosciuto prima e che mi ha fatto un po' conoscere alcune cose di Leporano e poi Giuseppe che ormai è il nostro. Siamo con la senatrice Scopelliti. Commentiamo queste lettere a Francesca di Enzo Tortora, un dramma umano profondo, incommensurabile per la ingiustizia subita. Cosa traspariva da quelle lettere, in quei messaggi? Beh, tutto quello che era il suo mondo in quel momento, che era un mondo fatto di dolore, di grande sofferenza, di incredulità. Lui non capiva il perché era lì chiuso in questa cella di Regina Coeli insieme ad altri 7 disgraziati. Non capiva questo mondo di criminalità, di camorra che gli cadeva addosso quando lui, e me lo dice nelle lettere, ho un passato talmente limpido dove la mia probità, la mia onestà culturale e morale vengono messe in discussione, vengono messe alla berlina. Quindi sono lettere davvero che raccontano anche di amore, perché sono scritte alla persona amata e soprattutto perché poi erano l'unico nostro rapporto. Io non avevo titoli per andare a trovarlo in carcere, quindi queste lettere servivano proprio a riunirci, a ricordare, a quant'altro. Però erano anche lettere di sofferenza, di indignazione, di rabbia, di incredulità, ma nello stesso tempo anche di battaglia. Lui non si è mai arreso, non ha mai chinato la testa e diceva: ci vuole ben altro che un esercito di pulcinella per abbattermi. Innanzitutto c'è da riflettere su un fatto: la giustizia può diventare improvvisamente un tritacarne. Beh, lui usò questo termine proprio per dare esattamente l'immagine di che cosa fa una mala giustizia, un tritacarne, dove una persona per bene viene resa in poltiglia. E qui mi è caro dire questa considerazione, fare questa considerazione alla quale molti non pensano. Quando a un errore giudiziario si rimedia poi con un'assoluzione, beh, tutti sono pronti a dire: non si vabbè. dà lo stesso rilievo con cui si è sbattuto il mostro in prima pagina. I mezzi di informazione, ma nella vita della persona non è che giustizia è fatta, perché quell'errore giudiziario rimane come un marchio a vita, cioè la vita si rivoluziona come uno che subisce uno tsunami dove poi può togliere le scorie, i pezzetti di legno che sono, ma dentro, nell'io, quello tsunami rimarrà per tutta la vita. In lui c'era il timore che quella giustizia in cui confidava non sarebbe stata possibile dimostrarla.
La delusione di Enzo era doppia, perché Enzo era proprio un vecchio signore liberale dell'Ottocento che credeva nelle istituzioni. Lui si commuoveva al passaggio della fanfara dei bersaglieri, si commuoveva quando faceva la trasmissione, che era questo portobello dei buoni sentimenti. Lui ci credeva davvero. Quindi quando poi ha capito che invece poteva succedere una cosa di questo tipo, gli è caduto il mondo addosso e non avrebbe mai immaginato che l'Italia arrivasse a questo punto. Quindi la sua delusione è stata enorme. Alla delusione si aggiunge poi l'incredulità quando si accorge che non è tanto un errore giudiziario, ma che lui viene arrestato senza prove, senza un riscontro, senza nulla, solo sulla parola dei pentiti, e anche questi pentiti senza verifiche. E lì, come dire, avviene proprio la caccia al Tortora, che doveva essere colpevole a tutti i costi. Una giustizia sana, dopo il primo interrogatorio, avrebbe detto: ci scusi, abbiamo sbagliato. Con Tortora hanno cominciato a cercare le prove per riconoscerlo colpevole. La barbarie di portarlo in aula ammanettato, neanche fosse il Totorina della situazione. Beh, ma anche l'arresto con quello show, l'uscita dalla caserma in Selci dei carabinieri. Io ero piccolo, ma quel 17 giugno, venerdì 17 giugno, non passò inosservato. Addirittura aspettare l'ora sindacale degli operatori della RAI, quindi alle 11, in modo da poterlo riprendere e mettere la macchina, il cellulare della polizia penitenziaria a una distanza tale da consentirgli questa passeggiata della vergogna. La cosa però fa pensare, come se ci fosse un qualcosa di precostituito. Il semplice errore giudiziario, per quanto da criticare, da censurare, non presuppone ovviamente una parata in pompa magna. Evidentemente forse c'era qualcos'altro. Lui doveva essere il capro espiatorio chissà di che cosa. Il discorso qui si fa un po' lungo, ma sintetizzando, è chiaro che il maxi blitz è nato per un'esigenza locale. La prima esigenza era quella di rispondere a Palermo e all'inchiesta che stava portando avanti con grande successo Giovanni Falcone insieme al pentito Buscetta, successo che viene confermato, riconosciuto dalle sentenze. Ma accanto a questo desiderio di emulare Palermo, di un momento anche di credine della criminalità organizzata, io non penso che il nome di Tortora sia stato stabilito a tavolino. Diciamo che c'è stata quell'occasione della lettera riferita ai centrini che erano stati mandati a Portobello e di questo pentito Pandico che fa il nome di Tortora. Ecco perché io dico, in un primo momento si può anche parlare di errore, ma quando dopo il primo interrogatorio si scopre che le lettere parlavano di centrini e non di droghe, che le 800.000 lire erano riferite al rimborso dei centrini persi negli studi di Portobello e non a una partita non pagata di droga, dei magistrati onesti avrebbero dovuto dire: signor Tortora, ci scusi, abbiamo sbagliato. E invece lì inizia il crimine, perché quello di Tortora è stato un crimine giudiziario. Per concludere, lui rientra vittorioso negli studi di Portobello, dove eravamo rimasti, la frase mitica, sì, storica, ma quel Enzo Tortora che è uscito non è stato più lo stesso. No, assolutamente. Ma e nel suo rapporto diretto con lui come l'ha trovato? Ma a parte il fatto che Enzo Tortora è morto di mala giustizia, quando lui disse: mi è scoppiata dentro una bomba al cobalto, non era altro che quel tumore che poi lo ha portato via il 18 maggio dell'88, quindi non era più lo stesso, perché non l'avevano toccato nell'animo, nello spirito di uomo per bene, ma lo hanno toccato nel corpo. E avere un paese democratico, uno stato di diritto in cui si muore di mala giustizia, credo che non solo non sia accettabile, ma dovrebbe davvero farci indignare. Siamo con il sindaco di Leporano, l'avvocato Angelo D'Abramo. Un incontro questo con la senatrice Scopelliti, che è un momento importante perché vuol parlare di giustizia, vuol parlare anche di certe mostruosità che si sono perpetrate, con l'auspicio che la giustizia sia davvero resa da uomini giusti. Il suo pensiero, la volontà dell'amministrazione per realizzare questo incontro, lei come amministratore della cosa pubblica e come uomo di legge in quanto avvocato.
Ma è un incontro importantissimo questa sera, che fa parte comunque degli incontri culturali che l'amministrazione che mi si è prefissata di portare avanti. In questo caso parliamo di un caso riguardante proprio la giustizia, ma giustizia tra virgolette portata avanti in un certo modo per alcuni anni, ma ritengo comunque che la giustizia non abbia sbagliato, è stata indotta in errore da alcuni aspetti, alcuni particolari riguardanti ad esempio i pentiti, che pentiti non lo erano in questo caso. Chiaramente i giudici hanno valutato sulla base di alcuni aspetti, risultanze riguardanti proprio i pentiti, e che poi hanno portato alla condanna di Enzo Torto, e quindi a un danno grave, gravissimo per una società civile in quanto tale. Ma era purtroppo poi si è andato avanti, anzi senza il purtroppo, i risultati sono stati poi chiaramente quelli che sono stati sotto gli occhi di tutti, cioè quella dell'assoluzione piena di Enzo Tortora, perché poi la verità viene sempre a galla, e quindi in questo caso la giustizia ha trionfato ed è sempre così. Yolanda Lotta, assessore del Comune di Leporano alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli, questa sera qui con Serate di Autore, con la presenza della senatrice Scopelliti. Vogliamo parlare di giustizia, anzi di mala giustizia, del dramma di Enzo Tortora, attraverso proprio un'opera, una serie, una raccolta di lettere inviate appunto dal Tortora, da Enzo Tortora alla sua compagna, lettere a Francesca. Ecco, il significato di questo incontro, l'amministrazione ha voluto questo momento come momento culturale, ma anche come momento, io dico, sociale e di etica, per far sì che altre mostruosità giuridiche come quella subita da Tortora non abbiano più a ripetersi. Sì, Francesca, la senatrice, ho avuto il piacere di conoscerla oggi, e proprio in queste lettere c'è il grido d'aiuto di Enzo Tortora, gridava la sua innocenza alla compagna Francesca, e in queste lettere c'è tutto il dolore di questa ingiustizia fatta verso Tortora. E niente, nel sentire la senatrice Scopelliti abbiamo notato tutto l'amore, tutta la passione, pathos proprio, sì, che si sente proprio di grido di giustizia. Giuseppe Semeraro, organizzatore di eventi, ha partecipato alla organizzazione di questo evento qui a Leporano, Serate di Autore, lettere a Francesca. Il dramma di Enzo Tortora, una questione che riguarda il vivere civile, che riguarda la vita di ognuno di noi, perché un'ingiustizia profonda può davvero triturarci. In questo senso lei, come organizzatore di eventi, ha voluto contribuire a dare risalto a queste lettere a Francesca, al significato profondo del dramma umano di Enzo Tortora, e ci si sofferma, si pensa anche alla mala giustizia. Sì, Francesca, nel suo percorso di presentazione di questo libro, siamo all'ottava presentazione che ho curato io tra la Puglia e la Basilicata e anche in Calabria, ha voluto proprio racchiudere la testimonianza che Enzo Tortora nei 143 giorni di detenzione gli offriva, donandogli una lettera in quanto sua compagna, sua fidanzata. Nel corso di questi anni Francesca mi diceva che ha riflettuto se questo tesoro lo ritenesse conservato nei suoi ricordi, nelle sue memorie, oppure darlo come testimonianza di discussione, ma anche di riflessione, sia per i giornalisti, per le scuole, per tutto ciò che Enzo Tortora ha rappresentato, sia come giornalista nazionale, presentatore del programma Portobello, ma anche per la sua drammatica vicenda umana che ha vissuto, che tutti ricordiamo, e che purtroppo ha pagato con la sua morte. E quindi questo percorso di Francesca non è altro che dare un valore, un merito a una persona che ha sofferto, non ha piegato mai la testa, ma è stata sempre rispettosa delle istituzioni, e poi abbiamo visto che se ne è uscita alla grande assolto. Ricordo anche il fatto, come tutti ricordiamo, che lui da parlamentare europeo ha rifiutato, si spogliò dell'immunità, quindi dovrebbe essere un esempio per i politici di... Però poi purtroppo ha pagato con la vita, perché ovviamente la sofferenza si è
è stata somatizzata un tumore che lo ha devastato. E perché quando poi si è convinto, come lui era convinto di essere innocente, questa cosa l'ha turbato, l'ha distrutto dentro. E diciamo, il ricordo di Enzo Tortora è attuale, ma perché ci sono purtroppo, a causa della mala giustizia, spesso tanti Enzo Tortora anche in questo contesto, in questi tempi.